fratelli e sorelle, mercoledì scorso, con il tradizionale rito delle ceneri, siamo entrati nella Quaresima, tempo di conversione e di penitenza, in preparazione alla Pasqua. La Chiesa, che è madre e maestra, chiama tutti i suoi membri a rinnovarsi nello spirito, a riorientarsi decisamente verso Dio, rinnegando l'orgoglio e l'egoismo per vivere nell'amore. In questo anno della fede la Quaresima è un tempo favorevole per riscoprire la fede in Dio come criterio base della nostra vita e della vita della Chiesa. Ciò comporta sempre una lotta, un combattimento spirituale, perché lo spirito del male naturalmente si oppone alla nostra santificazione e cerca di farci deviare dalla via di Dio. Per questo, nella prima domenica di Quaresima, viene proclamato ogni anno il Vangelo delle tentazioni di Gesù nel deserto. Gesù, infatti, dopo aver ricevuto l'investitura come Messia, unto di Spirito Santo al battesimo nel Giordano, fu condotto dallo stesso Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Al momento di iniziare il suo ministero pubblico, Gesù dovette smascherare e respingere le false immagini di Messia che il tentatore gli proponeva. Ma queste tentazioni sono anche false immagini dell'uomo, che in ogni tempo insidiano la coscienza, travestandosi da proposte convenienti ed efficaci, addirittura buone. Gli evangelisti Matteo e Luca presentano tre tentazioni di Gesù, diversificandosi in parte solo per l'ordine. Il loro nucleo centrale consiste sempre nello strumentalizzare Dio per i propri interessi, dando più importanza al successo o ai beni materiali. Il tentatore è subdolo, non spinge direttamente verso il male, ma verso un falso bene, facendo credere che le vere realtà sono il potere e ciò che soddisfa i bisogni primari. In questo modo Dio diventa secondario, si riduce a un mezzo, in definitiva diventa irreale, non conta più, svanisce. In ultima analisi, nelle tentazioni è in gioco la fede, perché è in gioco Dio. Nei momenti decisivi della vita, ma a ben vedere in ogni momento, siamo di fronte a un bivio: vogliamo seguire l'io o Dio? L'interesse individuale oppure il vero bene, ciò che realmente è bene. Come ci insegnano i padri della Chiesa, le tentazioni fanno parte della discesa di Gesù nella nostra condizione umana, nell'abisso del peccato e delle sue conseguenze. Una discesa che Gesù ha percorso sino alla fine, sino alla morte di croce e agli inferi, dell'estrema lontananza da Dio. In questo modo è la mano che Dio ha teso all'uomo, alla pecorella smarrita, per riportarla in salvo. Come insegna Sant'Agostino, Gesù ha preso da noi le tentazioni per donare a noi la sua vittoria. Non abbiamo dunque paura di affrontare anche noi il combattimento contro lo spirito del male. Importante è che lo facciamo con Lui, con Cristo, il vincitore. E per stare con Lui, rivolgiamoci alla Madre Maria. Invochiamola con fiducia filiale nell'ora della prova. E lei ci farà sentire la potente presenza del suo Figlio Divino per respingere le tentazioni con la parola di Cristo e così rimettere Dio al centro della nostra vita. Grazie.
Grazie a tutti voi. Un caloroso saluto infine ai pellegrini di lingua italiana. Grazie a voi. Grazie di essere venuti così numerosi, grazie. La vostra presenza è un segno dell'affetto e della vicinanza spirituale che mi state manifestando in questi giorni. Vi sono profondamente grato. Saluto in particolare l'amministrazione di Roma Capitale guidata dal sindaco e con lui saluto e ringrazio tutti gli abitanti di questa amata città di Roma. Saluto i fedeli delle diocesi di Verona, quelli di Nettuno, di Massa Annunziata e della parrocchia romana di Santa Maria Iano a Celi, come pure i ragazzi di Serenio e di Brescia. A tutti auguro una buona domenica, un buon cammino di Quaresima. Questa sera inizierà una settimana di esercizi spirituali. Rimaniamo uniti nella preghiera. Buona settimana per tutti voi, grazie.